Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Eccoci qua con la terza parte, che è la mia parte preferita perché io amo gli snack salati. Questi sono tutti quelli che andremo a provare oggi, non tutti perché alcuni li metterò... qua c'è qualcosa da bere che ora andiamo a preparare. Dicevo, non sono tutti perché alcuni mangerò in un video finale. Bene, iniziamo, ma prima, se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi e lasciate tanti like e seguitemi anche sui social, i link sono nell'info box o trovate i nomi alla fine del video. E sempre prima di iniziare lasciatemi un commento se voi preferite il dolce o il salato, quale vi piace di più. E iniziamo. Allora, iniziamo così in ordine come li ho lasciati. Questo qua, Handy Cups, sono, come c'è scritto, il gusto formaggio cheddar. Io non amo il formaggio. Vediamo come sono. Apriamo, che buon profumino, si sente l'odore del formaggio. Allora, sono così. E ovviamente sono di mais. Assaggiamo. Però l'odore è buono. E diamo un voto. No, si sente che è mais. Tantissimo. Buono, facciamo un voto, facciamo quei voti così si capisce meglio. Ovviamente poi alla fine, come sempre, vi dirò quali sono i miei preferiti che ricomprerei. Allora, sto qua da 1 a 10 voto 7, perché no, il profumo è buono, non mi piace il mais, no, si sente troppo, non è come mangiare quelle tipo puff. Andiamo, sempre come l'avete visto in ordine all'inizio del video, ci sono le cipolle onion rings, sono americane, cioè qua i colori sono della bandiera americana. Patriot, non so che mancare, Patriot. Apriamo. Sono buone. Già l'ho capito, sono buone. Però sembrano... non mi ricordo, le patatine della Wygos, ok, in questo momento non mi viene. Ecco ragazzi, sono buone queste, sono così e sono, si capisce, ma sono crunchy e mi piacciono. Però sentono che sono di cipolla, sono un po'... Ok, pensavo che erano buone, invece sembrano un po'... Hanno preso aria, è come se l'abbiamo lasciato aperto. Peccato. Però cioè, il sapore è più buono questo, si sente di più il primo che ho provato. 6 voto 6.
andiamo sempre della marca Patriot. Questa volta sono nachos al gusto barbecue. Li trovate tutti sempre in American Uncle. Vi lascio il link nell'info box se anche voi volete provare. Assaggiamo qua con te il sapore. Un po' forte alla fine, però buono. Per queste qua voto 8, non così buonissime da prendere un 10. Ancora non ho trovato quelli che vale 10. Vediamo se ci sarà in questi assaggi un 10. Però visto che è piccantino, ci vuole qualcosa da bere, no? E quindi ora provo questo qua, che qui c'è scritto che è da bere, proprio qua c'è scritto drink. Qua non ci sono istruzioni, non c'è scritto se un bicchiere o più. Ma non siamo un bicchiere. E sa sempre di fragole e kiwi, è un mix che a loro piace. Ed eccoci qua, bicchiere, acqua, cucchiaio per mescolare e iniziamo. E facciamo questo drink. Assaggiamo. È asprissimo. Mi sembra che c'è lime o pompelmo. Insomma, tutte le cose acide concentrate qui. Però il colore è bello. Un voto a questo, visto che mi piace il sour. 9. Andiamo con queste patatine che si chiamano raffles. Comunque con la cremina, questa cremina sa un po'. Non lo so, però proviamo. Sembrano l'odore le patatine normali,
come si chiamano quelle contadine. Ora assaggiamo, vediamo se sono buone. Sono rigate, normali. Sono sempre patatine classiche, non si sente il sapore di questa cremina, o forse si deve mettere, prendono una cremina a parte, non lo so. Ragazzi, sono classiche. Buono, non è cambiato niente. Scusate se ho la bocca piena. Semplice 8. Perché sono buone, sono classiche. Non posso dare un voto. Visto che sono classiche, non c'è niente di nuovo, sarebbe un non classificato. Non si potrebbe classificare perché non è una novità, comunque. Però sono buone. E ora qua cambiamo un poco. Questa volta ci sono degli arachidi. Sempre di questa marca. Patio. Quelle che portavano dalle Filippine. Queste qua sono così. Assaggiamo. Non so, sembra sempre. È come se sono stati aperti. A me piacciono. Voto 8. Ora andiamo qua ai. Sono pretzel a gusto pizza. Sono Yuliga, così si chiama. Assaggiamo. Ah, qua c'è scritto oven, quindi apriamo da questa parte. E poi dice di aprire qua, però non si apre. Come l'apriamo? Vediamo il profumo. Pizza. Sono tipo dei crostini che pretzel. O deve essere un pretzel molto grosso, spesso, insomma così. Assaggiamo. Sembrano più dei crostini che pretzel. Cioè, questi mi piacciono tantissimo. Voto 10. Finalmente uno che mi piace tantissimo. Buoni, buoni, buoni questi. Ora andiamo ad altri nachos, sempre della Patriot. Scusatemi la pronuncia, perché non so brava a pronunciare le robe americane. E sono al formaggio.
sente il formaggio? Insomma, normali. Buoni. Il formaggio non si sente, però a me piacciono più di tutti gli altri. 9. Mi piacciono perché non si sente il formaggio, io odio il formaggio. Si sembrano quelle classiche, però il sapore mi piace, gli do un 9. Poi non lo so, si dovrebbe mettere forse con una salsina, perché sembrano quelle classiche, e per questo non gli do un 10, perché non è così particolare. L'ultima si chiama Combos. Ce ne sono due di questi. Ce n'è latte gusto pizza. Qua mangiamo quello che è formaggio, che non mi piace. Sono dei pretzel avvolti formaggio. Assaggiamo. Odore di formaggio. Non ce la faccio. Il cibo per Tommy da così puzza. Allora, facciamo così. C'ho paura perché non mi piace. Allora, io non ho capito se sono dei pretzel col buco e all'interno c'è il cheddar. Cioè, non ho capito come sono fatti. E al centro e un po' all'esterno la crema cheddar. Il formaggio cheddar salato, però devo dire che lo preferisco anch'io quando mangio un cheeseburger, perché mettono sempre quello. Quando compro un hamburger, loro mettono sempre questo formaggio. Voto? No, è buono. 6. Ora andiamo ai miei preferiti, questa bibita, che se la fate, fatelo in una brocca, non
così poca concentrata. Nachos, i pretzel alla pizza che sono crostini e questi peanuts. Peccato che sembra che hanno preso aria, perché a me piacciono queste cose. Solo questi mi sono piaciuti tantissimo e che mi piacerebbe ricomprare. Fine, terza parte, dove provo i snack American Uncle. Nella prossima cosa farò? Ovviamente non ve lo dirò, rimanete sintonizzati, seguitemi, iscrivetevi al canale e molto presto uscirà il video. Comunque io ringrazio che siete arrivati fino a qui, spero di avervi tenuto compagnia, se ti è piaciuto il video lascia un like e se volete acquistare tutti questi snack li trovate nel sito American Uncle, il link nell'info box. E come ho detto all'inizio, la domanda è se vi piacciono di più gli snack dolci o gli snack salati. Lasciatemi un commento. Al prossimo video. Ciao! I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through.